Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nel calderone delle polemiche a causa del loro viaggio in jet privato per Ibiza, ecco cosa è accaduto. Una delle coppie più amate e note del mondo dello spettacolo nostrano, gli influencer più famosi del nostro paese, lui, rapper e produttore, lei, imprenditrice digitale. Stiamo parlando chiaramente di Fedez e Chiara Ferragni. I due hanno annunciato che nelle prossime settimane inizieranno le registrazioni della seconda stagione di Ferragnez, che andrà in onda sempre su Amazon Video. Nel mentre, Chiara Ferragni è stata annunciata come prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico Amadeus, infatti, ha voluto fortemente l'influencer, la quale lo affiancherà nel corso della prima e dell'ultima puntata della kermesse che andrà in onda su Rai 1 in diretta dal Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio. Le polemiche social. In questi giorni, la famiglia Ferragnez, Fedez, Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria, sono in vacanza in Spagna. Si sono sposati, come confermato in una serie di scatti, da Milano e Ibiza con il loro jet privato. Nonostante il post, pubblicato sull'account seguitissimo dell'influencer, abbia ricevuto tantissimi like, non sono mancate le polemiche. A insorgere, questa volta, gli ambientalisti, il jet privato, accusano, è altamente inquinante. Sotto al post si leggono diversi commenti in cui i followers dei Ferragnez chiedono conto delle emissioni del jet privato per un volo, del resto, di solo un'ora da Milano a Ibiza. C'è chi invece fa dello spirito, ricordando le varie posizioni ecologiste della coppia negli ultimi anni. Quanto inquina un jet privato? Ma quanto inquina un jet privato? Per farci un'idea, il dottor Matt Finch di Transport and Environment, durante la 26 pesos colombiani tenutasi a Glasgow l'anno scorso, ha spiegato che un jet privato in media emette 2 tonnellate di CO2 per ogni ora di volo. Per paragone, in media, una persona che vive nell'Unione Europea emette 8,2 tonnellate di anidride carbonica nel corso di un intero anno. Sempre Transport and Environment, sempre durante la 26 pesos colombiani, ha rivelato che l'1% della popolazione mondiale che si sposta in jet privati è responsabile del 50% di tutte le emissioni dell'aviazione. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.